un grazie veramente al professore e a tutti voi che siete venuti qui. L'idea era, facciamola qui o facciamola al teatro? Beh, abbiamo deciso di farla nel foyer perché siamo più intimi, diciamo. Il concetto è, il grazie professore, e anzi vi imploro, vi esorto a prendere dei libri che abbiamo preso dalle edizioni del Gruppo Abele, con cui il professore ci ha messo in contatto, che si è dato la possibilità di portare i suoi ultimi libri, di fatto, Spaccare l'atomo in quattro e Clima, lettera di un fisico alla politica. In realtà questo qui mi sa che era dedicato durante il Covid, ma va sempre, sempre comodo. Era stato scritto già alcuni mesi prima, però è uscito proprio. Sempre attuale, diciamo. Diciamo che sì, una minima presentazione bisogna farla e far capire chi è il professore. Il professore è un ingegnere nucleare che ha laureato e ha insegnato al Politecnico di Torino, professore emerito, e pertanto conosce l'ambito, conosce il tema energetico, conosce cosa vuol dire nucleare. Già dall'intervista ha detto che appunto ha lavorato nelle centrali nucleari, pertanto conosce la tematica, diciamo, molto bene. E questo qui è un approccio anche scientifico di Lega Ambiente stessa, cioè vuole far conoscere il tema dell'energia e anche i temi più interessanti anche dal punto di vista scientifico, dal punto di vista appunto tecnico, non solamente, come dire, dogmatico. Pertanto non siamo solamente contro il nucleare perché non ci sembra una buona scelta, ma lo siamo perché è la scienza che lo dice. Pertanto purtroppo ancora va di moda, ogni 10-20 anni che va di moda il ritorno di scenari già risentiti, dopo anche due referendum che hanno detto no in Italia, dopo stranamente che questa settimana c'è una notizia importantissima, la Germania chiuderà le ultime centrali atomiche presenti in Germania, pertanto da questo fine settimana la Germania non avrà più centrali atomiche attive, ebbene noi ancora se ne parla. Pertanto, come dire, noi siamo un po' leggermente a volte, non neanche il passo del gambero, un passo del, boh, non saprei nemmeno come definirlo. Beh, ogni 100 anni c'è qualcuno che ritorna indietro, diciamo che c'è qualche anomalia di sistema, però chiamare professore per noi ha questa volontà di parlare in maniera anche tecnica e anche di esperienza di che cos'è l'energia, di che cos'è l'energia nucleare. E intanto la prima domanda è, intanto grazie professore, la prima domanda è un prologo però, cioè che cosa vuol dire ad oggi il modello energetico, il modello anche di sviluppo del sistema attuale economico. Bene, innanzitutto grazie a voi per questa iniziativa, perché su questo argomento diciamo che non ci si deve mai stancare di parlare entrando nel merito, altrimenti si va solo, se voi guardate i grossi giornali e le televisioni, si va per slogan essenzialmente, no? Parole vane, che, miracolose, senza entrare nel merito. Bisogna cercare di entrare nel merito. Qual è il problema effettivo a monte delle centrali nucleari o di altre cose? È il meccanismo economico che si è sviluppato, è molto antico come struttura, ma diciamo è stato teorizzato e realizzato in maniera sistematica negli ultimi 2 secoli, che è quello che è basato su un mito assoluto, quello della crescita perpetua, in cui la crescita non è un modo di dire, perché uno dice vogliamo star meglio, dice, vabbè, vogliamo star meglio, cerchiamo di star meglio, no, vuol proprio dire di più cose. Più cose, più energia, e quindi più risorse, in un ambiente, il nostro, che è finito. Non sto dicendo cose particolarmente originali, sono cose che sono risapute, si trovano tracce di affermazioni come queste, che la crescita come tale è un mito, indietro nei secoli addirittura. Più recentemente, dagli anni 70, sappiamo i limiti della crescita, che in Italia è stato tradotto come limite dello sviluppo, che è uno studio scientifico fatto per il Club di Roma, da un gruppo di ricercatori dell'MIT, sono più di 50 anni in sostanza. E quindi niente di nuovo, però il fatto è che chi prende le decisioni maggiori, ma vale anche per i singoli, non ha mai voluto accettare l'idea che si potesse mettere in discussione in qualunque forma la struttura essenziale dell'economia basata sul sempre di più. La domanda, mi vengono in mente certi film degli spaghetti western, come io diceva, per corrompere un altro. Dimmi quanto vuoi, almeno il doppio. Ecco, la nostra economia è fatta così, non dice quanto ti serve, ti dice di più, di più.
E di più non si può, ma è colpa dei fisici, non si può, perché dal Settecento, no, da Lavoisier, dice no, in natura ci sono dei principi di conservazione, niente si crea, niente si distrugge. La nostra economia invece vuole creare sempre di più. E in natura non si può, la natura parla un'altra lingua e non si può. Il nocciolo è questo. Dopodiché si può entrare nel merito, centrali nucleari, questo, quell'altro. Un altro sfondo che io cito sempre quando parlo di queste cose, ne parlano tutti ormai, no? Il famigerato mutamento climatico, no? Ormai c'è ancora qualcuno che dice che non è vero, però ormai i giornali, la politica di tutti i colori, sì, quello c'è, ma sul serio non l'ha preso nessuno. Anche qui è un fatto scientifico quello che dice che il sistema globale, che include il clima, sta avvicinandosi a una condizione di collasso dovuta al fatto che il modo prevalente che noi abbiamo di procurarci energia è bruciare qualcosa. Bruciando qualcosa si produce anidride carbonica, l'anidride carbonica è un gas serra, non è l'unico, anche il vapore acqueo per inciso è un gas serra, ma ha una durata molto più breve nel ciclo in atmosfera, insomma, quindi è un ciclo molto più rapido. Invece la CO2 è un ciclo che dura come minimo molti decenni, ma fino a un paio di secoli, quindi dura di più. Comunque sia, si sa, questo è l'origine, ormai è appurato, ci sono migliaia di studi e le conseguenze, che anche queste da decenni sono già state indicate, sono quelle di provocare attraverso il riscaldamento globale una condizione sempre più critica. Il fatto del critico di uno non viene percepito, perché uno dice sì, abbiamo capito, c'è il mutamento climatico, beh, non è una bella cosa, bisogna fare qualcosa, ma la nostra intuizione ci porta a pensare che le cose stanno cambiando in una direzione che non va bene. Vabbè, allora cambiamo qualcosa, cominciamo a cambiare qualcosa, freniamo un po', abbiamo peggiorato e se poi cambiamo miglioreremo progressivamente. Non funziona così. Un sistema complesso non funziona così. Per dirvi cosa intendo per sistema complesso, vi dico il Ponte Morandi. No, c'è un deterioramento progressivo, lo sanno quelli che devono fare le manutenzioni, è costoso, però un po' furbescamente, un po' no, però l'idea è intuitiva, è dire sì, sta peggiorando, vabbè, d'accordo. Poi faremo qualcosa, perché l'idea che hai in testa è che peggiora, magari cade qualche pezzo, poi un giorno quando è proprio brutto, allora faremo qualcosa e recuperiamo. Invece no, si arriva a una condizione critica e viene giù tutto insieme, di colpo, no? È successo qualcosa anche qui in Toscana anni fa, un ponte che è venuto giù, non c'era nessuno sopra, quindi nessun morto. Ecco, anche lì è un deterioramento progressivo, e noi pensiamo progressivo il deterioramento, quindi progressivo anche il recupero. No, a un certo punto, condizione critica, patapaf, tutto insieme. Bene, il sistema climatico, allegria, si sta avvicinando a una condizione critica di questo genere. E i tempi non sono secoli a venire, sono dell'ordine del decennio. Non cambia nulla. Se cambia qualcosa, attenzione, che quello che è già successo e sta già succedendo come cambiamenti non è che recede di colpo, perché la permanenza in atmosfera della CO2 è dell'ordine del paio di secoli. Quindi ce lo teniamo, quello che è successo fino ad oggi, ma è importante fare delle cose in modo tale da non avvicinarsi troppo a questo burrone che abbiamo davanti. Questa storia qui, chi ha responsabilità maggiori, non la accetta per nulla, ma proprio per nulla. Perché siamo un po' tutti, e a maggior ragione chi ha maggiori interessi immediati, quelli che io dico i prigionieri del presente. Siamo prigionieri del qui e ora, mentre il mondo complesso è tale per cui se io faccio una roba qui e ora, ho delle conseguenze dopodomani laggiù. Questo si studia dagli anni 70 del secolo scorso, si chiama teoria dei sistemi complessi, anzi anche delle denominazioni scientifiche, non da fumetto, tipo teoria delle catastrofi, tanto per capirci, no? Si sa, è un fatto scientifico, non è questione destra, sinistra, ambientalista, è così. Allora, se questo sfondo viene percepito,
Parliamo di centrali nucleari. Allora, noi abbiamo bisogno comunque di energia, no? D'accordo? Aver bisogno di energia vuol dire avere dell'energia recuperata in qualche forma presente a disposizione per ricavare il lavoro, il quale lavoro produce le cose che noi consumiamo, i servizi, ci permette di muoversi, eccetera. Di questo abbiamo bisogno. Primo punto, detto prima, bisogna dire, va bene, abbiamo bisogno di quanto? Quello, non di più. Allora, come possiamo fare? Dobbiamo smettere di buttare fuori CO2. Smettere vuol dire proprio dire smettere. Ora, l'Italia adesso si sta orientando verso il fatto di diventare, fa fine sempre dirlo in inglese, l'hub del gas per l'Europa. Cioè il concetto è fare affari, non smetterla di bruciare gas, ma prendendolo altrove, portandolo via mare, rigassificandolo, vedasi il Piombino, poi lo vendiamo in Germania da altre parti. Scusa, dobbiamo smettere di produrre gas serra, smettere di usare, di bruciare. Non si può fare in un colpo, per carità, non è che da domani mattina spegniamo tutto, certo, ma l'obiettivo è quello. L'obiettivo è quello. E uno dice, va bene, d'accordo, abbiamo capito, dobbiamo farlo. E però di energia abbiamo bisogno, se non la recuperiamo così, come la recuperiamo? E allora vengono fuori i miti, sempre nell'idea dell'infinita energia, sempre di più. Un mito è il nucleare. Il nucleare, si può entrare in tanti dettagli, se chi è interessato si può approfondire. La sostanza però è elementare, è un meccanismo che produce, che libera energia nel nucleo degli atomi di certi isotopi pesanti, che hanno tante particelle nel nucleo, che si basa sul fenomeno della fissione. Fissione vuol dire prendo una cosa e la rompo in due, soltanto che questa rottura, questa cosa era instabile, come fosse un petardo. Se gli do un colpetto col dito, che lo scoppia. È un po' brutale detto così, ma il nucleo dell'uranio-235 è un nucleo instabile. Se io lo sollecito, non col dito, ma con un neutrone, di energia non troppo alta, perché insomma ci sono diversi meccanismi sul non entriamo nel dettaglio, lui scoppia, si rompe in due, e nel fare questo butta fuori un sacco di energia sotto forma di queste schegge che vanno via velocissime e urtano tutto quello che c'è intorno, e questi urti vuol dire distribuire l'energia sotto forma di calore, di questo si tratta, e poi da quel calore io ricaverò vapore, faccio girare una turbina e così via. Allora, il meccanismo fondamentale è la fissione nucleare. Allora, se io ho un meccanismo in cui l'energia viene rompendo in due una qualcosa, io necessariamente ho i due pezzi di quella roba che ho rotto in due. O non faccio la fissione, o se faccio la fissione ho i pezzi. I pezzi sono i prodotti di fissione, o le scorie in realtà è un pochino più ampio come discorso, e hanno una caratteristica: siccome era già un nucleo un po' instabile, tra l'altro era radioattivo, anche se debolmente radioattivo, quando io produco la fissione, si rompono i due pezzi così, i nuclei che vengono fuori sono, lasciatemelo dire in maniera, fatti male, cioè sono radioattivi, di nuovo hanno un sistema instabile, si regolarizzano sputando fuori o particelle o radiazioni gamma in questo caso, quella che noi chiamiamo radioattività, che ha diverse modalità, e questa non fa bene alla salute, possiamo banalizzarla in questi termini. Noi abbiamo radioattività intorno a noi dovunque, sia chiaro, c'è un livello di fondo che comunque con cui conviviamo, l'organismo se ha il danno è piccolo perché le dosi sono piccole, ma l'organismo ricostituisce il danno, se ha un equilibrio di qualche genere, a meno che ci siano delle concause, nel qual caso in realtà non si ricostituisce e partono malattie, tumori, cose del genere. Bon. Bene, ma noi abbiamo un meccanismo per avere energia che produce le scorie radioattive, punto. E vabbè, cosa si può fare? Per stare alla larga, perché se no mettiamo radioattività. Stare alla larga, sì, mettiamole da qualche parte dove le controlliamo e nessuno va a mettere il naso, facete un po' quello. Già, ma per quanto tempo bisogna fare questo lavoro? E di nuovo lì, il tempo non lo decidiamo noi, a seconda della specie radioattiva, che dell'isotopo no, radioattivo che è, ci sono dei tempi caratteristici, dipendono dalle leggi all'interno del nucleo,
uno dei parametri che si usa è il cosiddetto tempo di dimezzamento. Io parto da 100 nuclei radioattivi, quanto tempo ci vuole perché mediamente 50 decadano? Quando sputano fuori l'eccesso di energia, che allora decadono o diventano un'altra cosa e non sono più pericolosi. Non è così banale, ci sono molti passaggi intermedi, ma diciamo l'idea è quella. Però quanto tempo ci vuole? Riduco a metà, poi dopo passa lo stesso tempo, riduco a metà quello che è rimasto e così via. Il problema è che il tempo di dimezzamento caratteristico dipende da qual è la sostanza che considero, può essere misurato in secoli o in millenni. I prodotti della fissione nelle scorie che si producono nelle centrali contengono anche altre cose che non sono l'effetto della fissione, i pezzi si è rotto quella storia lì, ma sono anche indotti dal fatto che si liberano delle particelle che sono i neutroni che ho già citato, che sono molto penetranti, vengono assorbiti dalla materia che c'è intorno e inducono dei processi nucleari. In particolare i neutroni stessi assorbiti dall'uranio 238, il più abbondante, non quello che viene fissionato nelle centrali, inducono un piccolo ciclo di trasformazioni che dà luogo a una cosa che in natura non ci sarebbe, che è il plutonio, un elemento chimico, quindi della tabella di Mendeleev, fuori della tabella perché non c'era nella tabella, è un po' in più, va bene, ma ce n'è anche altri, e questo è radioattivo. Bene, tempo di dimezzamento di quell'isotopo lì, 24.000 anni, cioè io ne ho tot, tra 24.000 anni ce ne sarà più o meno la metà, è tutto statistico. E poi, allora, con dei tempi del genere, quando è che questa roba qui viene ad avere un'attività residua che è meno di quello che normalmente c'è intorno a noi? Quindi, qualche centinaia di migliaia di anni, che ci vuole? Col plutonio, se io tiro fuori il plutonio, ha il difetto che serve a fare le bombe, ma quindi se io faccio un ritrattamento e lo tiro fuori, rimangono altre scorie, ho dei tempi un pochino più brevi, ma vabbè, anziché a decine di migliaia di anni li contiamo a migliaia di anni. Allora, non è folle, cioè uno che arrivasse da Marte qui, ma dice, ma questi sono tutti matti, perché uno fa una cosa, ricava energia, perché ha fatto una macchina che gliela dà una centrale nucleare, e poi lascia un'eredità per quelli che vengono dopo, ma non 20 anni dopo, quindi ci organizziamo per la sorveglianza, siti protetti, no, per migliaia di anni. Allora, le prime città sono comparse sul pianeta 4.000 anni fa, 5.000, fa ridere per le scorie, ma è stato in avanti. Allora uno deve organizzarsi con queste scorie per trovare una soluzione tale per cui può ragionevolmente affermare che i nostri discendenti tra 5, 10.000, 20.000 anni non andranno a mettersi il naso dentro, i discendenti, ma attenzione, neanche l'acqua, perché se arriva l'acqua dove c'è questa roba, l'acqua scioglie, ne fa di colore e porta in giro, quindi questa roba si disperde nell'ambiente. Allora, secondo me basta questo, poi se volete entriamo nel merito dei vari tipi di reattori, generazioni, quarta generazione, quelli piccoli, ultracompatti, tutto, ci sono un sacco di sciocchezze tra l'altro in quello che viene detto normalmente, almeno a livello giornalistico, però di nuovo l'idea è, cioè, adesso si possono fare affari, noi abbiamo delle industrie di Stato, no? Eni in primis e l'Ansaldo, sono industrie a partecipazione statale in cui lo Stato è il controllore, i quali stanno sviluppando ricerca, hanno continuato a farlo in questo ambito, ma adesso stanno firmando contratti con in particolare la Francia, EDF, l'ente francese, per produrre centrali nucleari, per il momento altrove, per venderle, ma lunedì dovrebbe essere in Parlamento una mozione di maggioranza presentata per invitare il governo a riprendere in considerazione il nucleare nella nostra missione, perché sono sempre gli stessi, la logica è, si possono fare affari adesso, tra l'altro non è nemmeno vero quello, perché attualmente il costo dell'energia per kilowattora dal solare è più basso di quello del nucleare, per via dell'aumento dei costi legati alla sicurezza e per via del fatto che ci sono costi al di là della centrale come tale, se io devo poi smantellarla o altro devo spendere un sacco di soldi, per cui oggi come oggi non è nemmeno vero che siano il kilowattora nucleare costi di meno, in questo momento costa di meno, però il costo mi piace poco, perché comunque è una convenzione fra noi, gli euro che sono così fondamentali o i dollari non esistono, sono una convenzione.
invece i kilowattora esistono, c'è poco da fare. E allora i kilowattora e le tonnellate, quelli ci sono. E la natura, ahimè, retrograda, ragiona in kilowattora e in tonnellate, non in euro. Invece da noi, questi gli affari, ragionano in euro. Allora, caspita, c'ho un affare per le mani, non lo devo fare. Sì, ma guarda che poi dopo tuo figlio, tuo nipote, tuo bisnipote, tuo chissà chi, perché se vai a migliaia di anni in avanti... C'è un film che gira, poi magari ti ripasso la parola, perché c'è un film che gira, che è Olky Luoto si chiama, qualche cercato che lo si trovi forse anche su Rai Play, come si chiama. Comunque questo riguarda un deposito di scorie nucleari finlandese, Onkalo, questo è Olky Luoto, sono le centrali, che è in questo momento uno dei due formalmente depositi dichiarati definitivi. Mettiamo le scorie lì, non ci pensiamo più. Allora, è interessante questo film, fatto molto bene, con anche quei dati proprio scientifici, perché dei problemi di gestione di quella roba. Uno dice, dunque, facciamo, caviamo nel caso loro dentro al granito, delle grandi caverne, il granito è molto stabile, è lì da milioni di anni, quindi potrebbe... E mettiamo dentro le scorie, ne mettiamo una certa quantitativa, non è così banale perché le scorie sono radioattive e sono calde, e quindi bisogna stare attenti a non ammassarle troppo, perché se le ammassiamo troppo poi si sciolgono i contenitori. Se si sciolgono i contenitori c'è ancora del materiale fissile, non si sa mai che non raggiungano la criticità e magari si riaccende un pochino la fulgine, insomma, complicato. Riempio una di queste caverne e poi la chiudo e dobbiamo fare in modo da poter dire e dare il messaggio ai nostri discendenti tra 10.000 anni che lì non devono andare. Come glielo scriviamo? Cioè 10.000 anni fa, dunque, per scoprire come scriviamo gli egizi ci è voluto un po', no? Noi come facciamo? Andiamo a fumetti? Lo scriviamo in lingua quale? Facciamo dei simboli, sì, ma anche i simboli sono convenzioni, quelli scientifici che valgono adesso, tra qualche secolo saranno quelli, chi lo sa. Allora, ci sono problemini di questo genere qui, se vogliamo, no? Detto così, uno è veramente dice, ma come diavolo può venire in testa a qualcuno di fare quella roba lì? Un conto è fare, io ricordo, facevamo le esercitazioni, avevamo un reattore che stava in questo spazio qui, sottocritico, quindi uno avvicinava la sorgente esterna ai neutroni, quello si avvicinava alla criticità, poi si allontanava, eccetera. La ricerca, come è cominciato a fare Fermi, che in certe condizioni controllate, eccetera, ha comunque senso per capire. Ma l'idea di arrivare a fare delle impianti grandissimi, no? Quindi un gigawatt e 6 la taglia tipica oggi, ma adesso pensano quelle piccole. Uno dice piccole, chissà cosa pensi, piccole sono 340 megawatt, quindi sono un quarto, quelle altre sono sempre grandi, diciamo. E come si fa a immaginare una roba del genere pur di non cambiare niente? Perché un'altra delle caratteristiche che ci coinvolge tutti, ma in particolare chi ha le decisioni maggiori e ha il vantaggio immediato maggiore, è il gattopardo. C'è il mutamento climatico, bisogna cambiare tutto, però a patto di non cambiare niente. Cioè, i meccanismi fondamentali non bisogna toccarli. La vernice è troppo green, sostenibile, circolare e così via, va tutto bene, ma la sostanza non dobbiamo toccarla. Come hai fatto proprio il terrorista? No. Intanto grazie, perché è un panorama abbastanza ampio e fosco. Ora questo del Parlamento in Italia lunedì mi mancava perlomeno. Ecco, un altro prologo. Ora lei è anche membro dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, perché appunto non solo ingegneria nucleare ma anche astrofisica. E soprattutto clima. Ecco, torniamo al clima. Intanto, ma quando si parla di sistema complesso, clima, cioè ora dove siamo e a breve dove potremmo essere? Perché ora, per esempio, banalmente, se vogliamo vedere l'effetto clima, il Po è senza acqua. Però non so se è un effetto da mistificatorio oppure da ambientalista che vuol fare il cattivo, oppure è l'effetto realmente del clima che sta cambiando. Parto proprio dalla questione della siccità nella pianura padana in particolare. La prima volta che io ho sentito queste cose, le mie competenze dirette non sono climatologia, meteorologia, mi occupavo di queste altre cose, però
il linguaggio, diciamo, scientifico, ovviamente per motivi professionali lo posso capire. Avevamo organizzato, anche qui per passare a parlare di archeologia, un convegno nel 1989 sui problemi dei mutamenti globali che sarebbero stati indotti in quel caso. Era stato organizzato per conto della Società Europea di Fisica, questo, a Torino, e c'erano scienziati da varie parti del mondo. C'era anche Paul Crutzen, che poi ha avuto il premio Nobel qualche anno dopo. E la prima volta che io ho sentito citare da quelli che se ne occupavano il fatto che una trasformazione dell'atmosfera, lì era legata agli eventuali rischi di guerra nucleare, comunque sia, trasformazione dell'atmosfera simile a quella che sta avvenendo adesso, avrebbe comportato ragionevolmente un crollo delle precipitazioni a sud delle Alpi e un aumento a nord. Questo succedeva, era detto, nel 1989. So che è un convegno scientifico, questi qui, eccetera. Chi se ne accorge? Dopodiché, oggi invece, c'è tutto questo lavoro che si è avviato anche qui qualche decennio, un po' meno, che è quello di cui è incaricato questo organismo internazionale, l'IPCC, per conto delle Nazioni Unite. L'IPCC, diciamo, mette insieme lavoro che è fatto da comunità scientifiche di tutto il mondo, letteralmente andando ad analizzare, considerare migliaia di pubblicazioni scientifiche del settore. E chi è coinvolto è prevalentemente nel settore climatologico. Il settore climatologico è quella cosa complessa che ho detto prima, è un sistema estremamente complicato, ovviamente. Sistema complesso vuol dire che ci sono tante componenti e tutte queste componenti sono tutte collegate una all'altra. Per cui quando io tocco qualcosa produco degli effetti che si propagano anche a distanza di tempo e spazio. Questo è stato analizzato e viene analizzato oggi in maniera continuativa, andando a studiare soprattutto il sistema climatico, quindi sopra la superficie della Terra e nella parte superficiale dei mari, con delle strumenti di analisi molto più raffinati che 30-40 anni fa. Sono essenzialmente strumenti di calcolo, simulazioni e così via, in cui si dividono l'atmosfera a varie quote e la superficie terrestre in celle. E più mi avvicino, più vado in basso e più le cose sono complicate perché lì c'è l'orografia, i mari interni, questo e quello, e si fa in modo da capire quello che succede in una cella, come si ripercuote in quella vicina, in quell'altra, potenze di calcolo strabilianti, però a questo punto funzionanti, che cercano di capire se io aumento la temperatura media, come reagisce questa cosa complicatissima. E questo noi lo leggiamo ogni anno. È uscito recentemente di nuovo lo studio relativo dell'anno scorso del 22. Ogni anno c'è un rapporto molto corposo, ma c'è sempre anche un riassunto per i decisori che è leggibile in maniera più semplice e immediata, in cui il discorso da anni è sempre lo stesso. Se noi non mettiamo le briglie al riscaldamento progressivo in atto, il sistema si avvicina a quello che dicevo prima, un punto critico. L'esempio che io faccio sempre è quello della cascata. Noi siamo su una grande barca, su un fiume, e stiamo seguendo il fiume. Fino a ieri, vabbè, ci facevamo i fatti nostri sulla barca e andavamo. Adesso la scienza ci permette di vedere con un piccolo cannocchialino cosa c'è davanti e vediamo che c'è una cascata. Si vede, è lì. Allora, la conseguenza, e ogni anno l'IPCC ce lo ricorda, è che dovremmo decidere a questo punto, remiamo tutti insieme, raggiungiamo la sponda, poi vedremo come andare avanti, no? E invece noi continuiamo a litigare come prima, su chi sta seduto più in alto, chi sta seduto più in basso, se è una nave, quella che abbiamo, avremo la sala da pranzo, ma ci posso entrare tutti o no? Bisogna vedere. Dice, ma lì c'è la cascata, lì c'è la cascata. E l'IPCC ci dice continuamente che c'è la cascata. Quanto è lontana questa? Il riferimento nominale è più in gradi che non in anni. Però, cioè, quanto, il grado e mezzo è quello, il limite che è indicato adesso. Se poi diventano 2 gradi,
stiamo parlando di media mondiale su tutto il pianeta, quando uno prende la temperatura un grado in più, un grado in meno qui, chi se ne accorge, ma se io faccio la media delle medie delle medie, un grado di differenza vuol dire che cambia molto, questo ragionamento sulle medie di nuovo è poco intuitivo, no? Il grado e mezzo, se uno ha le tendenze in atto può dire che questo equivale al decennio, se non il superamento di quel limite lì. La cosa per certi versi peggiore dei sistemi complessi, dei tracolli, dei collassi, è che non si è realmente in grado di dire che cosa succede. Si dice che è un disastro, ma non si può dire esattamente dove, come, punto per punto. Succede, è un collasso. Collasso vuol dire, facendo un esempio stupido, ma se arriviamo a far cambiare la corrente del Golfo, trasformiamo le isole britanniche, da quel che sono adesso, in un paese artico, alla faccia del riscaldamento globale. Oppure se cambia la circolazione appunto di uomo, oppure nel Pacifico ci sono il Niño e la Niña, credo che tutti abbiano già sentito questi nomi, che riguardano modifiche nella circolazione superficiale dell'oceano, che è imparentato con la circolazione dell'atmosfera. Se quella roba lì cambia, vuol dire che smette di piovere dove prima pioveva tanto, e piove dove prima non pioveva. Tutte queste cose qui. E questo ci dice letteralmente, ripeto, è la scienza che dice questa roba qua. Non sono banali queste cose, ma non sono delle butade. Queste sono simulazioni che si fanno, è tutto statistico, è in termini di probabilità. Un vero discorso scientifico nel sistema complesso non ti dice adesso succede quello, domani succede quello. Ti dice domani c'è il 90% di probabilità che succeda quello. Però questo non è che sia tranquillizzante. Chi ama il gioco d'azzardo dice, vabbè, ma io sto nel 10%, me la cavo comunque. E no, perché statisticamente più vado avanti e più quello che era probabilistico diventa certo. Questo è un po' il ragionamento. Per cui con il clima sta succedendo questo. Questo meccanismo adesso che porta da un anno e mezzo a questo punto a una siccità perdurante, in particolare nella zona padana, è legato al fatto che tende a avere il flusso di aria anche fresca che viene più dalle zone artiche che non dalla zona atlantica, quindi passa dove le Alpi sono più basse e fa sì che magari piova o nevichi da qui in giù, e non piove, non nevica in Piemonte, che è vicino a dove sono le montagne più alte. Dall'altro lato, sulle versante francese, viceversa, le precipitazioni ci sono. Questo è quello che sta succedendo. Vi cito ancora una cosa, che di nuovo, per il clima. Noi abbiamo la circolazione atmosferica che è complicatissima, perché dipende dove sono i continenti, i mari, eccetera. Però c'è una sorta di struttura che si chiama il vortice polare, che è una circolazione ai margini della troposfera, vuol dire 10.000 metri di quota e più, che è regolare, e da ovest verso est, e gira intorno all'asse terrestre, separando, sia pure ad alta quota, la regione interna fredda, zone artiche, dalla zona esterna più meno fredda, ecco, tiepida, temperata. Bene. È come un grande fiume di aria, che influenza la circolazione sia all'interno che all'esterno. Ora, una delle caratteristiche del riscaldamento globale che si misura è che sì, abbiamo questo riscaldamento, un grado che non dovrebbe superare il grado e mezzo, eccetera. Però attenzione, questa è la media mondiale. Se io la faccio per regioni, trovo che il riscaldamento è più elevato fino ad oggi nelle zone artiche di quanto non lo sia nelle zone temperate. Nelle zone artiche, Canada, Siberia, il riscaldamento medio è dell'ordine dei 3 gradi già oggi, mentre da noi è dell'ordine del grado. Allora, in passato la differenza interna e esterna era particolarmente marcata. È come avere un fiume con delle sponde ben segnate. E il fiume sta nelle sponde. Se anche si alza un po' il livello, eccetera, sta nelle sponde. Il fatto di scaldare di più dentro che fuori è come abbassare le sponde. Ora, se io ho un grande fiume e le sponde si abbassano, e questo fiume ha un flusso che aumenta un flusso, cosa comincia a fare a un certo punto? Dare spasso, come in pianura i fiumi che fanno i meandri, no? Che in pianura non ho le grandi pareti che me lo confinano. E questo è quello che succede.
il vortice polare comincia a diventare instabile. Allora ogni tanto c'è una piega verso il basso e viene a far freddo dove prima non faceva freddo. Un esempio che un anno o due fa, non so quest'anno come sia andata a finire, si è arrivati ad avere temperature del meno 10, meno 15 in Texas. È una roba del genere. Texas è altezza di Napoli o anche più in giù, ecco, no? Però attenzione, ogni tanto questo vortice che ha la lingua che va in su, e quindi zone calde, roba calda che va a finire dove faceva freddo. Sempre recentemente si è arrivati nella zona di Vancouver in Canada, zona fresca per definizione, a arrivare d'estate a sfiorare i 50 gradi, Arabia Saudita. L'instabilità del vortice polare. Noi entriamo in quella partita lì con la circolazione che entra da est più che da ovest e così via. Queste cose qui non sono così, gli ambientalisti. Pubblicazioni scientifiche, non tutti possono leggere, per carità, le pubblicazioni scientifiche, però, santo cielo, una comunità scientifica, oltretutto vedi le conseguenze materiali, perché poi la siccità c'è, le bombe d'acqua ci sono e via discorrendo. Allora bisogna fare qualcosa. Però facciamo tutto a patto di non cambiare niente, questo è il concetto. Insomma, è forte la situazione. Due argomenti, poi in realtà chi vuole può già alzare la mano, faccio da moderatore in questo contesto. Due domande, la prima è, ok, la soluzione è non aumentare pertanto l'energia richiesta, perché altrimenti si va verso questo modello di sviluppo che cavalca e secondo il principio lo fa sì, l'equilibrio non torna. In realtà c'è un'alternativa, qual è? Che non produrre, torniamo al nucleare, con, come dire, emettendo CO2 di nuovo, ma qual è l'alternativa? Il sole magari? Il sole sicuramente, poi ci sono varie forme, noi parliamo molto di rinnovabili, anche qui il termine è improprio, sempre colpa dei fisici, perché esiste sempre nell'Ottocento, è venuto fuori il secondo principio della termodinamica, no? Il quale ti dice che quando tu prendi dell'energia per ricavare lavoro che ti serve, puoi essere bravo quanto vuoi, non riesci a trasformare tutta l'energia in lavoro. E quindi te ne avanza un po' che diventa dispersa e quindi produce effetti intorno. Tecnicamente si chiama entropia, o disordine, calore disperso. Quindi questa idea qui del ciclo perfetto no, non funziona. Però mettiamo da parte, se non siamo estremisti al riguardo, quello che noi chiamiamo rinnovabili essenzialmente sono fonti di durata molto lunga rispetto alla storia umana. Il Sole è previsto che abbia una durata ancora con il meccanismo di fusione al suo interno dell'ordine di qualche miliardo di anni. Dice, vabbè, possiamo farcela. No? Quindi, e poi tutto ciò che è collegato col Sole a tempi così, o altre fonti sono quelle che derivano dal calore endotermico, delle parti proprio geotermico. Anche lì sono centinaia di milioni di anni sicuramente davanti per quella fonte lì. Oppure, se vogliamo, quello di origine gravitazionale, luna, maree e così via, anche lì, anche quelli cambiano per carità, ma i tempi sono estremamente lunghi. Allora, noi rinnovabili, diciamo rinnovabili, siamo quello. Ora, una cosa che si sente dire ai giornali e così via ogni tanto è dire sì, le rinnovabili, infatti oggi le rinnovabili permettono di fare affari, quindi sono buone, va benissimo, no? Le rinnovabili, però non basterebbero. Chi dice questo? Naturalmente si è ben guardato ad andare a fare delle verifiche, no? Perché prendendo soltanto il sole, noi constatiamo facilmente che guardiamo il consumo mondiale di energia oggi dell'umanità mondiale, guardiamo quanta energia arriva dal sole sul pianeta in un anno e scopriamo che ce n'è 4.500 volte tanto quello che noi consumiamo. Se prendiamo il nostro paese, che ha un consumo medio nettamente più alto della media dell'umanità, ovviamente. Il nostro paese, e facciamo sempre finta di voler usare solo il sole, il fotovoltaico, mettiamoci dentro il rendimento dei pannelli anche attuali. Bene, se noi tappezzassimo con i pannelli attuali il 2% del territorio nazionale, questi pannelli ci fornirebbero un'energia che è pari a tutto il consumo italiano di quell'anno, tutto. Questo vi dà gli ordini di grandezza, non vuol dire che posso usare letteralmente solo quello perché il sole c'è di giorno, c'è di notte, però vuol dire che l'energia c'è
E non è, anche qui, non dobbiamo dipendere, adesso c'era la guerra, non dobbiamo più dipendere dal gas russo, allora dipendiamo dal gas di qualcun altro. No, scusa, non devi dipendere da nessuno, l'energia è quella che c'è lì dove vivi. E dice basta, non basta? Sì, basta, ce n'è in abbondanza. Devi organizzarti per utilizzarla. Quindi non è che fai così, è tutto fatto, per carità. Il concetto per l'energia è... L'energia è un bene primario, non è una merce, perché la merce come filosofia io la produco per venderla e più ne vendo più faccio soldi, quindi io, anche se è green o vatti la pesca, il mio problema è vendertene sempre di più e quindi se voglio fare il sole a me non interessano i tetti, voglio tanti ettari per terra perché così faccio più affari, cose del genere. No, l'energia è una risorsa primaria di cui abbiamo oggettivamente bisogno. Li organizziamo. Ognuno dove sta, nel suo territorio, il concetto è quello della comunità dell'energia, no? Ci organizziamo per recuperare l'energia disponibile. Abbiamo visto che ce n'è in abbondanza. E poi la utilizziamo, ce la scambiamo, condividiamo i costi di tutto questo. C'è sempre un costo, naturalmente, e condividiamo i vantaggi. La logica non è quella del compro-vendo. Se ci mettiamo insieme, il nostro obiettivo non è... Io produco, la vendo a te, così mi paghi e tu intanto lo usi per quello che ti serve. No, insieme realizziamo degli impianti o quel che sia, i costi ci sono, poi dobbiamo fare la manutenzione e l'energia che abbiamo prodotta ce la scambiamo tra gli impianti e tutti noi. La strada è di questo genere. Rimangono naturalmente le grosse aziende, i grossi consumatori, ci sono delle situazioni che non riesci a gestire letteralmente così. Energia solare, il sole democratico, ce n'è in abbondanza, tantissima, ma non è concentrato. Per certe cose lo devo concentrare, a parte che posso anche concentrarlo, ci sono le centrali a concentrazione, vabbè. Però in certi casi io ho bisogno di un'alta intensità, una alta potenza, e allora devo ricorrere a qualche altro tipo di sorgente, oppure attrezzarmi per raccogliere energia che è diffusa e poi concentrarla, mettiamola così. No? Il fatto di passare l'energia che ricavo da sole come elettrica e come di corrente continua. Ma io la faccio diventare corrente alternata, la corrente alternata mi consente di alzare la tensione molto e mi consente, se io ho una rete, che quindi prende un'area vasta, di arrivare ad avere potenze molto alte in un luogo preciso, quindi quello si può immaginare. Il vento è di nuovo un po' ballerino, dipende da dove lo prendo, però le potenze sono decisamente alte, no? Quindi devo mescolare tante cose diverse, se vogliamo, ma la logica è questa. Quantità definita, uso locale prevalentemente, poi quando ho eccedenze le do in giro e quando me ne manca le prendo, la rete di distribuzione dovrebbe servire a questa, e la logica appunto è quella di facciamo fronte ai nostri bisogni dal punto di vista energetico. Ovviamente non, nessuno ha la bacchetta magica, ma se questa è l'impostazione per l'energia, di conseguenza uno deve pensare a rivedere l'impostazione anche su tante altre cose. No, il sistema dei trasporti è molto irrazionale, il nostro, decisamente irrazionale. Sì, uno dei problemi oggi si parla molto di comunità dell'energia anche a livello delle leggi che le prevedono, le dovrebbero promuovere, no? Un problema pratico è che la rete di distribuzione esistente non è stata sviluppata pensando a una produzione diffusa, è stata pensata per produzione concentrata. Grande centrale, tanta energia, tanta potenza, altissima tensione, così la trasmetto lontano senza perdere troppo, poi l'abbasso, media tensione, e poi l'abbasso ancora, tensione domestica per gli utilizzi nostrani. La produzione diffusa non ha quella logica lì. Territorio, tanti piccoli produttori, tante piccole o medie centrali e scambio tra questi. Passare da una rete all'altra si può fare, ma richiede una programmazione, diciamo anche degli investimenti orientati a quello. Adesso nominalmente questo cammino dovrebbe essere stato intrapreso, però staremo a vedere, chi spinge per le centrali nucleari non è interessato alla rete diffusa e così via, è interessato a qualcos'altro. Vedremo.
Intanto, se qualcuno ha delle domande, molto volentieri, altrimenti continuo io che di domande ne ho un po'. Prego, prego. Qua. Sì. Allora, intanto buonasera a tutti e a tutti. Bene, sono contenta che siamo un po' interessati a questo argomento. Una cosa che ci contestano sempre in questo ragionamento di dover rivedere la produzione di energia è il fatto che la riqualificazione è molto costosa, proprio perché non c'è una rete capillare, non ci sono la possibilità di fare alcuni passaggi che ci consentano di ottimizzare quella che è la produzione altra. Quello che io vedo come vero vulnus è che di fatto tutti pensano a come poter creare nuove invenzioni che consumano energia, perché questo è anche spesso le aziende che sono innovative, sono estremamente, mangiano tanta, quindi questo è un grosso problema. Mi viene in mente come non più tardi di 10-15 anni fa l'Enel propose questo pacchetto favoloso per cui potevamo fare i contatori da 4 kW tutti, anche senza bisogni particolari. Mi viene in mente come adesso sponsorizziamo tantissimo i fornelli a induzione. Poi mi dicono che i 3 kW non li sostengono e che devono iniziare a creare dei fornelli a induzione che abbiano un consumo bloccato. Allora io credo che al di là delle buone prassi, delle persone come lei che per fortuna ci raccontano queste cose, noi abbiamo bisogno di contaminare veramente tutti con un semino che li faccia ragionare che forse è vero, per la loro vita non vedranno niente di catastrofico e riusciranno ad avere tutti la piscina, tutti l'induzione, tutto quello che gli pare, ma i loro figli, i loro nipoti. Allora io questo vorrei. Dovremmo essere così bravi come sono gli influencer che adoperano tutto, ci fanno credere che Cristo è morto dal freddo e far passare questo messaggio che il cambiamento andava fatto ieri. Allora, oggi ci sono alcune cose, benissimo le rinnovabili, benissimo la riqualificazione degli impianti, ma bisogna cambiare il modo di vivere, non c'è niente da fare. Io quando guardo la Val di Chiana da casa mia, è bellissima, ma io non so quanto costi tutta questa illuminazione. Allora io penso che debba essere una buona prassi a partire dai piccoli comuni, dalle grandi città, una buona prassi continuativa che non vuol dire che non accendiamo le luci nelle città quando è buio perché è pericoloso, ma vuol dire che se abbiamo un viale dove passano le macchine, non facciamo un lampione ogni 10 metri, perché se no diventa poco sostenibile. Vuol dire che se abbiamo dei giardini, mettiamo delle luci, perché se c'entra il lupo, il bobo nero lo vediamo, ma non facciamo una luminaria enorme, perché poi tornare indietro è molto difficile e non si può neanche dire, dico io da ignorante, tappezzare tutta la parte agricola con pannelli solari che comunque andranno smaltiti a un certo punto anche quelli. Allora è un insieme di cose. Possiamo trovare una forma spiritosa, intelligente con la quale coinvolgiamo i bambini. Mi viene in mente, poi Mazzito, scusate, un progetto di qualche anno fa sulla raccolta differenziata fatto nelle scuole, per cui ai bambini facevano capire tutta una serie di cose, poi questi andavano a casa e ai genitori gli facevano delle mazziate se non facevano la differenziata. Ecco, noi bisogna purtroppo, lo dico con amarezza, ricorrere alle nuove generazioni. Ma i pannelli fotovoltaici e solari producono così molta energia? Allora, sul fotovoltaico ti dico, sì, ne producono tanta di energia, nel senso che dipende da quanto ne vuoi, è sempre quello, cioè quanta ne consumiamo, come viviamo, ecco. Bisogna essere contentarsi. Però i pannelli fotovoltaici ne producono tanta di energia, che è energia che arriva dal sole,
prima dicevo che con i pannelli fotovoltaici, facendo i conti, uno riuscirebbe a produrre energia che sarebbe circa 200 volte quella che noi usiamo normalmente, parlando dell'Italia. Quindi ce n'è finché si vuole. Però bisogna organizzare la propria vita in relazione al fatto che questa energia io la prendo dai pannelli che sono, occupano un tetto, una superficie, non c'è una macchinetta così che mi dà quell'energia lì. Ecco, questo è. Riguardo al problema delle rinnovabili e diciamo la riconversione, la storia dell'economicità è anche quella abbastanza una bufala, perché come tutte le volte che si parla di costi, i costi, no, prima sono convenzioni umane, dipende da che cosa metto prima e che cosa metto dopo, perché bisogna sempre confrontare le cose. Oggi, per esempio, l'ho accennato prima, il costo del kilowattora fotovoltaico in questo momento è più basso del costo del kilowattora nucleare dei francesi, oggi. Perché bisogna vedere cosa carico nel calcolo del costo. Se carico la sicurezza, in questo momento centrali francesi c'è una buona parte spente. Alcune sono spente, sono state spente adesso, perché l'anno scorso c'è stata siccità anche lì. Le centrali nucleari hanno bisogno di un sacco di acqua per il raffreddamento. Se manca l'acqua, le devo spegnere, se no queste sono guai, no? E se lo spengo non vendo più energia elettrica, il costo ce l'ho lo stesso e quindi poi devo aumentare il costo del kilowattora. Quindi per quanto riguarda comunque i costi di una rete, bisogna trasformarla, ma gli investimenti dove li metto? Ci sono questi che vogliono rilanciare il nucleare. Allora, se uno prende le centrali nucleari, quelle che si sono costruite, le più recenti, una in Francia, Flamanville, l'altra l'ho citata prima in Finlandia, Olkiluoto 3, e ce n'è altre in costruzione in Cina, ce n'è una cinquantina in costruzione in giro per il mondo, no? Se uno guarda i costi, scopre, siccome andando avanti la sicurezza ha richiesto degli interventi aggiuntivi sulla base delle esperienze precedenti, un sacco di cose, normalmente i costi dichiarati sono tot, il costo a consuntivo è 4 volte tanto, è uno. Due, il problema delle centrali, chi vive alla giornata, cioè appunto l'industria e così via, si occupa adesso, quanto costa adesso, quanto spendo adesso, ma in realtà per le centrali nucleari da sempre uno dovrebbe fare un ragionamento che include tutta la filiera. Quindi a un certo punto la centrale non potrò più usarla. Notare bene, una centrale nucleare non è come una macchina, un'automobile, volendo, cambio i pezzi, potrei per sempre funzionarla, cambio il pezzo. La centrale nucleare non funziona così. Perché? Perché avendo un nocciolo estremamente radioattivo e caldo, tutta la struttura si indebolisce progressivamente. Per via della radioattività che indebolisce cemento e acciaio e del calore che a sua volta rende più fragile ciò che è investito da questi flussi di radioattivi. Quindi c'è una vita. Adesso, per carità, le ultime centrali sono un po' tirate qualche volta un po' per il collo per avere una durata utile fino a 50-60 anni. Erano 40 fino a molto tempo fa. Però non si può andare... Allora, a un certo punto basta. Basta, cosa vuol dire? La centrale non posso più usarla. E cosa ne faccio? Quella centrale ha un nocciolo, ha le scorie che ha prodotto tutta la sua vita. La massima parte di quelle scorie oggi sono presso le centrali, anche a Zaporizhzhia. Sono lì. A Caorso ce n'è ancora, certo. A Trino sono state mandate in Francia, in parte in Inghilterra, per il riprocessamento. Il contratto dice che dopo che hanno fatto il riprocessamento te le rimandano a casa, quindi te le ritrovi, avranno tolto i materiali fissili, ma rimangono le vere e proprie scorie, no? Quindi attualmente sono in genere presso le centrali. Ebbene, la centrale ha finito di essere usata, ha finito la sua vita. La logica, la dottrina ufficiale dice poi le smantelliamo. Come si fa? Qualcuna è stata smantellata, anzi si dice facciamo il prato verde, no? Ripristiniamo la situazione precedente. Bene, ma non è come un edificio che vado lì con le ruspe, lo tiro giù, porto via le macerie, devo vedere dove porto. No, in una centrale nucleare è radioattiva la parte interna, quindi tagliare e rompere, come si fa? Devo fare una specie di grande bolla
che eviti di far uscire le polveri che sono radioattive e devo raccoglierle in qualche modo. Chi ci lavora dentro? Possibilmente solo macchine, perché nella parte più interna poi devono fare i turni di 10 minuti quelli che vanno dentro, perché sennò hanno delle dosi eccessive e così via. Tutto questo si può anche fare, in qualche caso è stato fatto, ma quanto costa? Allora, la logica dice, quando hai fatto la centrale, nel vendere il kilowattora, dentro devi mettere una quota che serve a crearti il fondo per smantellare la centrale alla fine. Questo vorrebbe dire che sai quanto ti costerà, in realtà non lo sai bene. E il guaio del denaro, che è umano, è che se io accantono dei soldi, mica li lasci lì, no? Li devi usare nel circuito finanziario. E poi nel momento che ne hai bisogno, dove diavolo sono finiti? Allora, la società francese, ecco, la società francese Areva è fallita ed è stata poi rilevata da EDF. Ma EDF, che è l'ente di Stato, ed è sempre lo Stato alla fine del discorso, la società di Stato che gestisce oggi tutta la partita energetica, ha incluso le centrali nucleari tramite Areva, che è diventato il suo strumento, è in deficit di molti miliardi e 40 miliardi di euro annualmente. Quindi i conti bisogna farli sul serio. Quanto costa, per esempio, quella roba lì, no? Ma lo stesso vale anche per le centrali a carbone, se uno deve in qualche modo fare piazza pulita e così via. Per cui non è vero, oggi come oggi il costo delle rinnovabili come tale è commercialmente conveniente, basso. La riconversione richiede investimenti che sono comunque necessari. La rete deve fare la manutenzione, bene, la manutenzione vedi anche di modificarne la struttura. Sono investimenti che fai, non li metti gli investimenti per fare le piccole centrali, come dice anche il nucleo startup di Torino, però ha sede in Olanda, però è di Torino. Tu fai affari, vendi progetti e così via, ma in realtà i conti non li fai mai. Questi conti, se li vai a fare, scopri che sul lungo periodo rendono non conveniente quello che vuoi fare. Un accenno alla questione dello smaltimento dei pannelli. Attenzione, che questo qui non è tanto vero. Allora, i pannelli adesso, man mano che si perfezionano, passa il tempo e così via, sono progettati anche per essere riciclati nel migliore dei modi. I pannelli fotovoltaici classici, detto brutalmente, sono sabbia. Attenzione, perché funzionino ci vogliono idroganti cosiddetti, che sono degli elementi rari, ma sono in parti per milione questi. Allora, per carità, anche le parti per milione, se io continuo, possono diventare un problema. Ma in realtà il motivo per cui il pannello poi funziona sempre meno, il suo rendimento diminuisce, è che nella giunzione in cui si ha la differenza di potenziale che poi fa circolare corrente, noi abbiamo due, virgolette, droganti, uno sopra e uno sotto, che fanno la giunzione PN, va bene. Sono tracce pochissime di alcuni elementi particolari. Cosa succede al passare del tempo? C'è una certa temperatura o altro. Questi non stanno lì dove li ho messi, cominciano a migrare nella struttura cristallina che ci sta alle spalle. E quindi si riduce l'effetto, il salto, il gradino che produce la corrente elettrica. Per questo si riduce progressivamente il rendimento. Bene, quando uno dice il rendimento ormai è troppo basso, quindi bisogna cambiarli, la logica tradizionale, quando una cosa non la usi più, la butto. Invece la logica sensata vale per tutto, e non è che la butto, la recupero. La base, il silicio, è sempre quello. Io devo ripristinare questo doppio strato. Quindi non è che devo fare una grande discarica per metterci dentro questa roba. Questo è importante. Vale anche per la storia, tra l'altro, l'altro punto delicato col sole, gli accumuli. Gli accumuli, le batterie. Le batterie adesso le più correntemente utilizzate sono al litio, no? Il litio ce n'è abbastanza in natura, comunque non è per niente infinito, ovviamente, no? E poi ha molti competitor, no? I telefonini hanno bisogno del litio e così via, va bene.
Però anche qui la logica di progettazione e realizzazione delle batterie adesso è di nuovo improntata all'idea del riciclo e riuso. La circolarità non esiste solo perché io a casa faccio la differenziata e così, anche con i pannelli e con le batterie vale il criterio della circolarità, non è mai perfetta, vale anche per il riuso della plastica, non è mai perfetta per colpa di questi fisici del XIX secolo, ecco. Però comunque insomma dà luogo a dei tempi molto lunghi. Allora, con questa logica ci stanno bene gli accumuli, a parte che gli accumuli hanno anche altre soluzioni, al di là di quelle che sono le batterie, no? Di tipo meccanico, di tipo pneumatico, idrico e cose di questo genere. Quindi, se uno vuole, bisogna accettare la partita di cambiare le strutture dell'economia e anche i modi di vita, perché ovviamente domanda-offerta, se ridimensiona la domanda, si riorganizza anche l'offerta. Se io accetto quello, oggi come oggi, sì, la tecnologia mi viene in aiuto. Se io non accetto quello, inseguo i miti della magia che fa i miracoli, ecco, ma non ne vengo a capo. Beh, comunque, allora, c'è una speranza. La speranza è si cambia vita, si cambia modello di sviluppo, ma le rinnovabili, pur se non perfette, comunque il ciclo perfetto non esiste, la macchina perfetta non esiste, però si avvicinano a un modello perlomeno. Ecco, torniamo però, praticamente da ambientalista pacifista, l'idea che ho letto nel libro, che il plutonio in realtà è affine al militare, ma qual è questa grande amicizia tra militari e plutonio? Eccolo. Beh, tutta la partita del nucleare è partita dal nucleare, dal militare, no? Il discorso è arrivare a fare le bombe prima che le facesse la Germania di Hitler, no? E quindi, vabbè. Dopodiché, come effetto collaterale, sento però possiamo ricavare energia, eccetera. Allora, vediamo questa permanente connessione col nucleare in cosa consiste. Per importare il fabbisogno energetico sull'uso delle centrali nucleari, devo avere una materia prima che è il materiale fissile, che è generalmente l'uranio, quindi devo partire dall'uranio, dal miniere, quello che è. Vabbè. Però l'uranio che io prendo in natura non è buono per fare andare le centrali. C'è stato qualche reattore che usava uranio naturale, ma deve avere come moderatore dell'acqua pesante, l'acqua pesante devo ricavarla dal mare e richiede energia, insomma è complicato. Quindi alla fin fine i reattori sono a uranio, senza, non naturale. Allora, per fare in modo che la reazione a catena si mantenga, bisogna che la parte dell'uranio, l'isotopo, che è fissile più facilmente, è l'uranio-235, non sia, come dire, soffocato dall'altro, il 238, uso terminologie un po' fantasiose, ma il ragionamento è questo, avviene la fissione, uranio-235 si spacca in due e sputa fuori tre neutroni, due, tre. Questi neutroni, ping pong, sbattono in quello che c'è intorno, il moderatore, riducono la loro energia, incontrano un altro nucleo di uranio-235, passa la fissione. Il tutto funziona se mediamente uno a fissione, un neutrone sopravvissuto, un'altra fissione. Okay? Nelle bombe invece è tutto pieno di materiale fissile, tre neutroni, tre fissioni. Tre per tre, per nove, no? Boom, salta tutto per aria. Okay? Allora, il meccanismo sostanziale è quello, ma perché questo possa avvenire? Se c'è poco uranio 235 e tanto uranio 238, il 238 assorbe i neutroni, se li mangia, e allora non ne sopravvive uno, non ne sopravvivono abbastanza. La storia è breve. Se io voglio far andare la centrale, devo aumentare la percentuale di uranio 235 presente nella miscela. Come si fa? Ci sono degli impianti per fare questo, basati su vari principi, una cosa tra fluoruro di uranio, sistemi con diciamo a forza centrifuga, insomma in qualche modo io riesco a fare in modo che in una certa strato io ho una percentuale di uranio 65 che cresce rispetto al 238. E un residuo, anche questo importante, richiama il militare, che è l'uranio impoverito. Perché se una parte viene arricchita in uranio 235, ne rimane una parte da cui è partito quel 235, che invece è virgolette arricchito nel 238 o impoverito nel 235.
Questo con il militare poi ne parliamo. Comunque, arricchisco. E arricchisco fino a quanto per andare nelle centrali? Beh, normalmente in partenza c'è circa un 7 per 1000 di radio 135 nella miscela. Per arrivare a un livello da reattore ci vogliono i per cento. 2, 3, 5, 6%, 10%, dipende dal tipo di reattore. E quindi devo fare l'arricchimento così. E va bene, allora ci bisogna fare degli impianti, non sono banali, uno si attrezza e fa questo lavoro qui. Però se io ho un impianto come quello, so come fare, potrei decidere di arricchire di più, arrivare a 80%, no? 90%. Certo, ma di più quando vado sopra il 20% è tale per cui se ho quell'affare lì, la reazione non è tanto quella catena mantenuta, permanente, esplosiva. E quindi ho materiale buono per fare le bombe. Allora, se io lo so e c'è uno Stato che decide di fare l'impianto di preprocessamento, o è un amico mio, o se no dico no, non siamo d'accordo. E quindi devo avere un sistema militare e di spionaggio che controlla cosa fanno i singoli e che evita che facciano questo lavoro di arricchimento quelli che non devono. Quindi il militare è coinvolto in quello. Ma attenzione, che comunque quando quegli impianti ci sono, lo Stato che li ha è in grado di farsi le bombe. Il motivo per cui i francesi si sono buttati sulle centrali nucleari decenni fa era anche la Ford Trap di De Gaulle, le bombe. Il legame era diretto. La cosa non finisce lì, perché comunque arrivo con l'uranio arricchito per le centrali, le metto nel nucleo e lì questo fa quello che deve fare, reazione di fissione, produce energia, eccetera. A un certo punto, siccome ci sono le scorie che assorbono tanto i neutroni, la reazione non si mantiene più, si spegne. Devo prendere quella barra di materiale fissile, la tiro fuori e non funziona più. E cosa ne faccio? Allora, la versione che poi è quella più frequente, persino negli Stati Uniti, e vabbè, non serve, e scoria, devo, non so dove metterla, vedremo, mi sembra d'accordo. Però uno dice, ma un momento, però lì dentro c'è ancora un sacco di materiale fissile, sia anche di uranio 235. In realtà la percentuale di materiale fissile che quando questo si spegne è stato consumato è pochi per cento. Cioè in realtà c'è ancora la maggior parte del materiale fissile ancora dentro. Uno. Due, i neutroni prodotti che assorbiti dall'uranio 238, che è comunque sempre più abbondante, piccola catena, come dicevo prima, producono plutonio. Il plutonio è fissile pure lui, stile uranio 235, anzi meglio. Allora, prima versione è tutto mescolato, è complicato, devo mettere da qualche parte. Altra versione, faccio un impianto di ritrattamento, riprocessamento. Noi ne avevamo uno sperimentale a Saluggia in Piemonte, per intenderci, no? Ma si può fare, certo, sciolgo tutta sta roba radioattivissima, caldissima, eccetera, poi con dei processi chimici separo i vari componenti, tiro fuori quello che è ancora fissile rispetto al resto. Il resto rimane una scoria, ho sempre il problema dove lo metto, cosa ne faccio, e il materiale fissile cosa ne faccio? Potrei rifare degli elementi di combustibile. Già, però perché non faccio delle bombe, se è il caso. Quindi comunque il becco, i nuclei militari ce lo devono mettere per evitare che qualche svitato gli faccia venire delle idee. Oppure, se sono uno Stato che ha la sua forza frapp, prenderò di lì il materiale e la materia prima per fare le bombe. Quindi la connessione con il militare è comunque presente. Prima abbiamo accennato all'uranio impoverito. Va benissimo per fare proiettili, ha una densità superiore a quella del piombo e infatti ci sono proiettili d'artiglieria per sfondare i carri armati o che altro, però c'è un dettaglio, che l'uranio impoverito comunque è radioattivo. La radioattività naturale dell'uranio è molto bassa perché ha un tempo di immagazzinamento dell'ordine di miliardi di anni, però c'è. Allora, se all'esterno, se io prendo del minerale di uranio estratto da una miniera e ho i guanti di plastica, non mi succede niente, cioè basta il foglio di plastica, basta un foglio di carta per fermarlo, una parcella alfa, no? Sì, ma se c'è della polvere, quelli che lavorano nelle miniere, e la inalo, io ho degli emettitori di particelle alfa, che sono quelle che penetrano poco ma fanno un gran danno, dentro i bronchi, e allora sono guai, no? Per cui... anche lì l'uranio impoverito è radioattivo, lo uso, lo sparo, quello vaporizza perché urta e si scalda e poi qualcuno respira sta roba intorno, no? Era successo a soldati nostri che erano in Macedonia, no?
ho anche dei poligoni di tiro e respiri dei vapori, bene o male, che contengono questa roba. E quindi, di nuovo, è un uso militare con conseguenze collaterali che sono tutte prevedibili, ma uno si rifiuta di prevederle. No? Cioè, lo faccio, poi vediamo, poi vediamo, poi vediamo. Quindi sicuramente il militare c'è profondamente in mezzo, sempre e comunque, questo è il guaio. Ringraziamo il professore, grazie a tutti. C'è un aperitivo di commiato, diciamo. Grazie intanto di essere stati qui.